Credo che dobbiamo stringersi tutti attorno a questa crisi della Saffilo, non possiamo assolutamente eh, perdere un'altra azienda di così grande dimensioni qui nel nostro territorio. Il sindaco del capoluogo Oscar De Pellegrin interviene sul caso Saffilo e dunque sul temuto rischio di chiusura per lo storico stabilimento di Longarone che coinvolge 472 lavoratori e di riflesso tutto il territorio bellunese. Un'azienda che ha dato Sicuramente lavoro a tante famiglie, ha creato sicuramente una grande esperienza, un grande know-how per questo territorio e quindi non dobbiamo perderlo. Dobbiamo stringersi insieme tutte le fasce politiche, da vari livelli, associazioni di categoria, sindacati, un tavolo di lavoro con l'azienda e cercare ecco, di salvarle questa azienda perché anche se si dice che possono essere. Così rimessi nelle altre aziende questi nostri lavoratori, ma è pur sempre un'azienda che chiude, è un'azienda che chiude un pezzo di territorio che se ne va, quindi dobbiamo contrastare questo. La gente di montagna è pronta e capace di affrontare le sfide, anche quelle più dure. E insieme abbiamo visto anche quello che è successo con l'ACC. Quando sappiamo fare squadra sappiamo anche ottenere risultati, quindi anche il comune di Belluno è qui per fare la sua parte. Sindaco che ribadendo l'impegno nel monitorare da vicino la situazione a sostegno dei tanti lavoratori, placa il dibattito che si era sviluppato nei giorni scorsi, soprattutto sui social, inerente alla presunta mancata partecipazione alla grande manifestazione dell'8 febbraio. Il comune di Belluno era presente con la comunità montana, è stata invitata la comunità montana, io dovevo andare però purtroppo ho avuto un problema fisico e non sono riuscito ad andare quindi mi dispiace ma moralmente ero lì con loro e, e, e tutte le fasi successive di quella giornata saremo sicuramente presenti. Nell'attesa del 22 febbraio, data in cui è previsto il tavolo regionale per un primo confronto con l'azienda, un appello ad un lavoro condiviso dunque che possa condurre velocemente all'atteso lieto fine. L'appello è non mollare, dobbiamo unirci come è stato fatto anche nelle altre realtà che abbiamo appena citato, dobbiamo salvaguardare il nostro territorio, le nostre aziende per il bene del futuro del nostro territorio e delle nostre comunità.